Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio e bentornati a una nuova recensione. Allora, oggi partiamo subito, diretta, spedita, e partiamo con Musis, che penso sia la pronuncia giusta. Traduttore, è giusta la pronuncia? Musis? O Muses? Facciamo sì. Muses? Facciamo Musis. Allora, Musis è un libro di Francesco Falconi che ci tengo molto a dire, sono molto orgogliosa che è di Grosseto. Quindi, no, io lo andrò a cercare, sicuramente per farmelo autografare, sempre se lo trovo. E partiamo un attimo con una piccola descrizione di chi è Francesco Falconi. Francesco Falconi è uno scrittore italiano del 76, quindi anche abbastanza maturo, che tecnicamente è un consulente di ingegneria, però a tempo libero fa anche lo scrittore. E ha esordito nel 2006 con la sua prima serie di racconti che si chiama Estasia o Estasia, non lo so, una pronuncia dovrebbe avercela comunque. Comunque, nel 2010 anche lui, come Licia Troisi, che ne parlo nel vecchio video, si è impegnato nel sociale e ha pubblicato Gotica, che è un libro del quale non ho informazioni perché, boh, non lo so, però c'è questo libro che lui ha fatto per il sociale che è completamente distante da tutti gli altri libri che ha fatto. Però, giustamente, quando uno poi dopo ci prende la mano non è che si ferma un libro solo, e infatti Falconi ha creato direttamente 6 serie di romanzi, tra cui appunto Estasia, che è un libro a parte, Prodigium, L'Auroro delle Streghe, Nemesis, Evelyn Starr con due R e Musis. Musis è appunto il romanzo di cui ci occuperemo oggi, che a quanto ho capito io non ce n'è uno solo, ce ne sono più d'uno. E no, va bene, ok. Musis viene pubblicato per la prima volta il 15 maggio del 2012 e c'è un'ipotesi in cui il cinema abbia già acquistato i diritti d'autore, e quindi speriamo bene almeno che facciano una cosa carina, anche perché come il libro è carino e vederlo rovinato come hanno fatto con Eragon in una trasposizione cinematografica sarebbe un po' una delusione. E iniziamo un attimo. In questo libro la protagonista si chiama nuovamente Alice, come Alice Allevi del film del libro dell'allieva che ho recensito l'altra volta. E praticamente appunto si chiama Musis perché ci sono di mezzo le muse, e ovviamente è ovvio. Allora, qui parliamo di una ragazza che si chiama Alice De Angelis, che ha 20 anni e vive a Roma, e in un quartiere alla periferia della capitale, però vabbè, questo non è importante. E Alice è un'ottima cantante e un'esperta violinista, e infatti lei vive per la musica, perché la musica è, diciamo, l'unica cosa positiva nella sua vita e l'unica certezza che ha, perché lei è cresciuta con un padre molto violento, una madre che non riusciva a prendere posizioni, e è segnata da un'adolescenza passata in droghe e alcol. Infatti qualsiasi segno del suo malessere che Alice può avere lo segna sul suo corpo grazie a piercing e tatuaggi. Dopo un incidente automobilistico che le fa rischiare la vita, quello sembra David Tennant che corre, guardalo. Non è lui però. No, peccato. Cazzo, non invitavo tutti gli attori inglesi, non poteva invitarci anche lui. E dopo un incidente automobilistico dove lei rischia pesantemente la vita, scopre che i genitori con i quali vive non sono i suoi veri genitori, sono solo dei genitori adottivi. E questo per lei è una bella notizia, perché comunque con un babbo violento, una mamma che non riesce a, come si dice, non riesce a, tanto questa poi dopo la rimodifico, non riesce a prendere una posizione, ma non, nella famiglia e anche fuori, per lei è un motivo di gioia, perché comunque capisce di non avere niente a che fare con queste due persone. E dopo appunto uno scontro con queste due persone, lei riceve pochissime informazioni sui suoi veri genitori e decide di partire per Londra, dove sa che abita la sua ultima parente rimasta, che è una zia, che mi pare si chiama zia Dolores, se non erro, sì. E praticamente durante il viaggio conosce un certo Ray Hunt, che ha un interesse per la giovane Alice, che non mi ricordo se è quello con cui lei pipa o se è quello che poi dopo glielo butta nel culo, però uno dei due. Praticamente poi lei arriva a Londra, dove appunto incontra zia Dolores, che scopre che la stava aspettando da tempo, come se appunto non sapesse che un giorno una nipote sarebbe arrivata. Tanto la luce va e viene qui, perché c'è il buio. Va bene.
praticamente le rivela che la sua passione per il canto e per la musica sono dovute al fatto che lei è una reincarnazione di una delle ultime muse, e in questo particolare la musa della musica. Che poi non è che ci sono, per esempio, ora io ce l'ho tutte lì, la musa della poesia, la musa, non lo so, leggimene un paio, dovrebbero esserci le scritte, o forse ci sono soltanto nomi, non lo so. Vabbè, comunque, ci sono per esempio la musa della danza, la musa dell'high tech, cioè la musa dell'high tech, è fantastica, che mi pare che sia una cinesina, se non mi sbaglio, ma potrei sbagliarmi, che è tutta lì computer, che ciaccola, ciccicola, è fantastica, è veramente stupenda. E c'è anche la musa della moda, senza dimenticarci, perché probabilmente le muse però rivisitate un pochino in chiave moderna. E quindi questo fa sì che Alice sia la musa della musica. Giustamente, dopo questa rivelazione, Alice, la vita di Alice non sarà più la stessa, perché, cavolo, un giorno prima hai un incidente, quasi muori, e sai che ti piace suonare e cantare, il giorno dopo scopri che sei una musa, quindi è una cosa un po'... Cioè, sai, si dice, sei la mia musa. No, è diverso. Insomma, praticamente, si scopre che ci sono due gruppi che si contendono le muse, che sono praticamente il bene e il male, che ora non mi ricordo, è passato un anno da quando ho letto questo libro, che praticamente c'è una parte che è appunto la parte di Zia Dolores, che vuole riunire tutte le muse per, diciamo, farle stare insieme, perché tecnicamente le muse dovrebbero stare insieme, per sconfiggere il male, però da una parte anche il male vuole queste muse per fare non mi ricordo che cosa. E insomma, praticamente, siccome io non posso dire altro, perché poi si scoprirà chi è il male, perché è una persona di proprio che non ci si aspetta, e non posso dirlo perché è lo stesso concetto del libro giallo dell'allieva. Non posso dire tanto perché se poi dopo mi faccio scappare chi è l'assassino, innanzitutto mi ammazzate di offese, e poi sicuramente mia madre mi rincorre perché anche lei deve finire di leggerlo e sicuramente mi ucciderà anche lei. Ma insomma, si sa che posso dire comunque che Alice inizia a scappare e quindi fa una fuga assurda, perché passa da Londra, torna a Roma, va a Parigi, scappa da tutte le parti, inseguita sia dagli amici sia da quelli che la vogliono fare il culo. E praticamente, però, durante questo viaggio in cui scappa riesce a ritrovare anche tutte le altre 9 muse, e quindi, in quanto mi ricordo, riescono a unirsi per sconfiggere il male, un po' come le classiche storie del giorno d'oggi. È un libro molto bello, è stato recensito anche da Alicia Troisi, che c'è scritto qua sopra, che lo definisce un libro appassionante, ricco di colpi di scena, che tiene incollati alle pagine con una protagonista indimenticabile. Quindi, se lo dice lei, è inutile che zia, vabbè, la sviolinata, ovvio, è una violinista, dai, su, ovvio, Comunque, io mi ricordo che lo comprai appunto perché c'era questa recensione di Alicia Troisi, e ho detto, cavolo, io mi fido, anche se non mi fido più dei libri che pubblica, perché ormai la storia è sempre la solita. Ne ho già detto, l'ho già parlato un monte di volte, però un libro appassionante che fa rimanere attaccati alle pagine, io già rimango accollata a qualsiasi tipo di pagina, però ho voluto provare ed è stata una rivelazione, perché è veramente un bel libro. La scorsa volta mi si era spenta la macchina fotografica perché a quanto pare era scarica, e quindi io non avevo finito di parlare nonostante il mio regista mi continuasse a dire vai vai parla parla, e tanto si era spenta l'ognosa. Allora, l'ultima cosa che volevo dire era che, controllando, Francesco Falcone della collana Musis non ha scritto soltanto un libro, che appunto è Musis, ha scritto anche un altro che è uscito l'anno scorso, che si chiama Musis, la decima musa. E io, non avendolo ancora letto, io mi sono praticamente, leggendo la trama, come faccio sempre su Wikipedia, mi sono spoilerata qualsiasi cosa, quindi sono rimasta abbastanza, e credo anche che questo non sarà nemmeno l'ultimo, perché in fondo qui c'è scritto Alice guiderà le muse per proseguire nella missione, riunirle e sconfiggere per sempre i pragmatici. È una cosa allucinante. Insomma, a distanza di giorni vorrei fare delle puntualizzazioni, perché appunto non le avevo fatte l'altra volta perché non avevo riletto il libro, l'ho riguardato un po' e alcune cose non mi venivano in mente. Già il fatto della definizione il bene e il male. Il bene in questo caso si chiamano eclettici, che è appunto un gruppo che cerca di... Ah, ok, va bene.
cerca di riunire appunto le muse per sconfiggere i pragmatici, che sono un gruppo che vuole annientare appunto gli eclettici. Fa tutto un casino per conto loro. Io l'altra volta avevo detto anche che nel 2000 avevano già deciso di comprare i diritti cinematografici di questi libri, però qui leggo che c'è scritto: nel 2012 i diritti cinematografici della serie sono stati opzionati dalla Ipotesi Cinema. In questo caso io non credo che saranno, cioè ci faranno un film per forza, ma c'è, sono stati valutati come opzione per poter farci un film. Quindi io metto le mani avanti della serie, che questi sono dei bei libri, ora che me ne sono spoilerati. Sono dei bei libri, se ci fanno un adattamento cinematografico potrebbe risultare una bella cosa se ci mettono impegno. E, però appunto ricordiamoci che comunque è un'opzione, non è niente di deciso, anche perché non c'è scritto niente di particolare nella pagina di Francesco Falconi. Non c'è scritto niente di particolare. No. Sì? Sì. Sì. Qui c'è scritto che a marzo 2013 la casa di produzione Ipotesi Cinema ha opzionato i diritti cinematografici di Musis. L'autore è anche co-sceneggiatore. Quindi praticamente succede come Eragon, all'autore non gli fanno vedere in cazzo e rovinano ogni cosa. Vabbè, va bene, è capito. Verrà uno schifo. Io non mi ricordo se avevo già detto una cosa a proposito di Francesco Falconi, della... che cazzo? Mi appaiono le cose all'improvviso qua. Dell'antologia di Orologi senza tempo, che mi pare che ne avevo parlato quando ho citato i Dannati di Malva, perché probabilmente c'è Alicia Truisi che appunto farà parte di questo progetto che si chiama Orologi senza tempo, il cui ricavato sarà devoluto alla ricostruzione della città della scienza, che era stata data, aveva preso fuoco mi pare, non mi ricordo quando, assieme ad altri scrittori appunto come Francesco Falconi, con Cecilia Randall, Barbara Baraldi, che non so chi sia, abbiate pazienza. E qui c'è scritto che il racconto di Francesco Falconi si chiamerà La Contessa di Sangue, che è una rivisitazione in chiave fantastica del personaggio storico di, scusate, Erzsébet Báthory. Non lo so. In più adesso abbiamo una nuova notizia, perché il nuovo libro di Francesco Falconi dovrebbe uscire a breve e si intitolerà Grey. Non Grey come Grey's Anatomy, ma Grey come Grey. Sasha Grey, quella praticamente. E niente, io continuerei a parlare continuando a spoilerare roba, ma non va bene così. E quindi possiamo fare questa cosa qua. Io adesso chiudo, mi organizzerò per la prossima recensione, che non mi ricordo neanche più quale libro sarà, però va bene. E niente, io sicuramente questo video sarà un po' più brutto perché l'ho fatto dopo l'altra parte del video, c'è stata un po' un'interruzione, quindi per colpa di lei. E quindi niente, io vi saluto, ci vediamo alla prossima recensione, che sicuramente sarà fra qualche altro anno, perché io il mercoledì ho un esame, sono piena di fogli per disegnare e non ce la faccio più, veramente sto impazzendo, perché le cose vanno sempre fatte quando te le danno e non accumularne il tempo. Infatti ho tre pacchi da quattro tavole da fare, più o meno. E niente, allora oggi è anche una bella giornata, quindi uscirò. E niente, ci vediamo alla prossima recensione. C'è chi scendo, c'è chi... Ciao ciao ragazzi, buone feste, buona Pasqua, avete mangiato tanto, anch'io sì. Ci vediamo alla prossima recensione, ciao. Sono partita? A posto. Mi stai e mi guardi, almeno faccio finta di parlare con te. Sentirò deficiente. Metti l'occhio. Ok, possiamo partire. Questa la posso mettere nel blooper, sì.
Voglia. Allora, comunque, lo sai che c'è una strada del loro circuito che si chiama Gamble perché Michael Gamble ci è andato a guidare? È silente, che guida la macchinina per tempello! Comunque.